Buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento con Fuori dall'Aula, la politica locale a confronto. Oggi torniamo a parlare di Rimini dopo un passaggio sulle regionali la scorsa settimana. Affrontiamo il tema del turismo per capire quali sono le sfide di questo 2020 e lo facciamo con Giulia Corazzi del Partito Democratico. Buonasera a tutti. Maria Rebetta di Rinascita Civica. Buonasera a tutti. Nel corso della puntata prenderemo anche spunto da una nota inviata qualche giorno fa dal sindaco Gnassi, nella quale poi mette in fila quelle che secondo lui sono le sfide di quest'anno, che sono un po' i temi dibattuti, si va dal Parco del Mare all'aeroporto, alla qualità delle acque e quant'altro, però iniziamo con qualche numero, iniziamo dando i numeri che non suona molto bene, ma sono quelli del bilancio del turismo nel 2019, quelli resi noti dalla regione, vidimati dall'Istat, allora sentiamo com'è andata. Il 2019 turistico della provincia di Rimini si chiude con un più 1,7% degli arrivi e un più 0,2% dei pernottamenti che superano i 16.200.000. La performance migliore è quella del capoluogo, più 2,5% di arrivi, più 1,1% di presenze, che raggiungono complessivamente i 7.500.000. In chiaroscuro gli altri comuni costieri, per Riccione più 0,9% di arrivi, meno 0,1% di presenze. Per Bellaria e Gia Marina più 1,1% di arrivi, meno 0,6% di presenze. Per Misano più 2,2% di arrivi, meno 0,5% di presenze. Cattolica invece entrambi segni negativi, meno 0,9% e meno 1,1%. Il comune di Rimini spicca per il turismo estero, 2,3 milioni di presenze a fronte delle 3,8 complessive della provincia, con una crescita del 3,9% e un'incidenza sui pernottamenti totali che sfiora il 31%. Male invece Riccione, che perde il 4,4% di presenze estere, appena il 16,2% del totale. Bene Bellaria con un più 1,8%. Guardando le località, Rimini sale nelle presenze dalla Russia più 6,5%, dalla Polonia più 31,3% e lievemente dalla Germania più 1,6%. I pernottamenti russi sono oltre 468.000, quelli tedeschi si fermano a 400.000. La permanenza media dei turisti in provincia è di 4,3 giorni, che scende appena sotto i 4 giorni a Rimini. Poco meno di un giorno in più la permanenza estera. Questi i numeri del 2019 della provincia di Rimini, con alcuni dettagli proprio sul comune di Rimini. Corazzi, com'è andata? Ah, comincio io? Sì, cominciamo dalla maggioranza, poi sentiamo. Allora, diciamo che come sempre se i numeri parlano, diciamo che questi numeri sono, non si può dire che non siano positivi, comunque a livello provinciale sicuramente il capoluogo spicca per il numero sia di presenza, sia per l'incremento appunto sugli stranieri e sul pernottamento. Quindi sicuramente questi sono dati positivi che poi si potranno tirar fuori 40.000 teorie, però questi dati comunque sono frutto di un percorso e di un lavoro che è stato fatto. Comunque sappiamo benissimo tutti gli interventi che sono stati fatti sul comune di Rimini e che si sta proseguendo a fare sul settore del turismo insieme alla regione, e proprio per questo comunque questi numeri non possono che essere un incitamento a proseguire i lavori. Da sempre, anche appunto anche nell'intervista che ha fatto il sindaco, ha evidenziato come tutto un percorso che è partito dalle infrastrutture per poi arrivare a mettere i contenuti, comunque ha saputo negli anni andare a sopperire un momento davvero di difficoltà, che è stato quello del turismo negli ultimi anni. Roberta? Beh, diciamo che la maggioranza si accontenta di poco. Cioè, peccato che la memoria, specialmente della maggioranza, non va oltre l'anno scorso o l'anno prima. Noi siamo Rimini, eravamo la capitale del turismo europeo, avevamo 15-18 milioni all'anno di clienti, di turisti, e la maggior parte poi concentrati tutti nell'estate. E Rimini non può accontentarsi di questo, non può essere questo, e bisognerebbe parlarne bene con le attività economiche. Perché quando il sindaco chiede gli investimenti sul Parco del Mare agli imprenditori e anche gli investimenti dei bagnini, chiede a coloro che in questo momento stanno subendo la maggior parte della crisi di giocare e magari ipotecarsi la casa per poter investire su un futuro che ancora oggi è abbastanza incerto.
I dati non possono essere letti esclusivamente nell'arco dello 0, o del 2% da un anno all'altro, perché quando sento il sindaco raccontare che la stagione scorsa è paragonabile a una di quelle degli anni 80-90, dove effettivamente eravamo al top, è un'assurdità, basta andare in giro, cioè non è possibile, il traffico, basta guardare soltanto il traffico che c'era, insomma, è tutta un'altra situazione. La verità è che non la Rimini sta soffrendo, e sta soffrendo tantissimo, insomma. Grazie. Sì, allora partiamo dalle prime dichiarazioni del consigliere Orbetta, così siamo precisi. Oggi preparatissima con la penna per prendere. Sì, sì, oggi non mi faccio sfuggire niente. Noi siamo Rimini, benissimo, una frase sicuramente ad effetto, peccato che il mondo è cambiato. Cioè è impossibile che tutto il mondo intorno cambi e Rimini rimanga ferma a quello che era. Io adesso non voglio far parte di quelle fatidiche nuove generazioni, però cioè, per me è impensabile parlare di dire noi siamo Rimini in un contesto nazionale e mondiale dove il turismo si è evoluto in una maniera esponenziale, dove in praticamente neanche 10 anni è cambiato completamente il modo di viaggiare, di collegarsi, di comunicare anche l'offerta turistica. Quindi dire che questi risultati che ci sono oggi per noi sono risultati banali, per me non è assolutamente vero. Se poi vogliamo dire che siamo ancora fermi negli anni 80, negli anni 90 e vediamo quella come nostra prospettiva, ma anche in quel caso lì per me è un'assurdità dire queste cose. Cioè Rimini oggi, in un panorama come quello di oggi, dove tutto passa per il telefono, dove tutto passa con una velocità estrema, dove i collegamenti sono velocissimi, perché oggi sempre più ci sono dei voli diretti che da Milano ti portano in America o in Cina in qualsiasi altra parte del mondo. Cioè parlare di noi siamo Rimini riferito a quella che era l'esperienza turistica che c'era passata è davvero riduttivo. Cioè oggi bisogna parlare di come Rimini può stare al passo con questi tempi e con questa velocità, e noi lo stiamo facendo, perché se vogliamo ancora dire che ci stiamo accontentando e parlare di investimenti incerti è totalmente sbagliato e fuorviante. Cioè gli investimenti sono certi, perché ad oggi non si può dire che non ci sono degli investimenti certi. Vengo dall'incontro a Viserba sul lungomare nord, che è cantiere, cioè quello è un cantiere. Gli 8 milioni dati appena pochi mesi fa dalla regione sul lungomare sud, quelli sono cantieri certi. Il piazzale Kennedy, tutto il lavoro sul PSBO, quindi sulla balneazione, cioè quelli sono investimenti certi, non ci sono cose probabili o incerte, queste sono tutte cose che si possono vedere e che stanno davvero nel tempo cambiando radicalmente l'infrastruttura di questa città. Quindi io non soltanto non rimpiango, cioè quelli che eravamo, nonostante io sono cresciuta comunque in parte in quella generazione, perché sin da piccolina ho fatto la stagione in un modello turistico che non è più quello di oggi, ma qua ci si pone una sfida che bisogna accogliere insieme, cioè quindi il pubblico con il privato, e quindi chiaramente quando vengono fatti degli investimenti dal pubblico per rinnovare completamente i waterfront del nostro territorio, non si può pensare che i privati comunque si tirino indietro, come ha detto il consigliere Betta, perché ci sono degli interventi incerti. Io qua vedo davvero poche cose di incerto. Vedo sicuramente che bisogna fare uno scatto in avanti sull'offerta turistica. Anche in questo senso la regione si è impegnata molto e continuerà a impegnarsi, e anche noi come territorio, nel cambiare un pochino quello che è stato il volto di Rimini negli ultimi anni, in una crisi comunque che, come si vede dai dati che sono stati dati sugli altri territori, cioè se noi siamo messi male e non siamo più Rimini come eravamo una volta, io nel resto della provincia, oddio, c'è da preoccuparsi allora. Sentiamo cosa ne pensa il consigliere. Beh, il fatto che gli altri possono stare peggio di noi non è una grande consolazione. La verità è un'altra. La verità è che, io non so, abbiamo fatto delle analisi con dei professori. Tenete presente che noi come Rinascita Civica organizzeremo a novembre una 3 giorni, una full immersion con 100 professori universitari per capire come deve essere la città del futuro. Sarà la base poi probabilmente di un programma elettorale. Uno di questi professori mi ha fornito delle analisi velocissime, estrapolate direttamente dal web. Di queste analisi si evidenzia come, cercando nel motore di ricerca in Google hotel a Rimini. Sì, il consigliere Betta ci ha fatto arrivare anche qualche slide. Sì, esatto. La regia possono mostrarle, così giusto per capire meglio. Sono delle cose interessantissime. È solo una ricerca fatta anche abbastanza in velocità. Ecco, non questa, ma la prima della serie, e evidenzia, mettendo praticamente. Adesso vediamo la. Adesso le vedremo intanto. Eccola qua.
Andamento della ricerca hotel a Rimini su Google dal 2004. Questa è la ricerca degli hotel dal 2004 ad oggi. Guardate com'è la situazione in questo momento. Rimini è ricercata estremamente poco rispetto agli anni passati. Non solo, ma se andiamo a verificare poi il confrontarlo con vacanze a Rimini, che dovrebbe essere un'altra slide. Quindi secondo questi dati c'è meno appeal del territorio. Certamente, guardate bene, allora la slide sotto, praticamente il diagramma sotto rappresenta il vacanze a Rimini, dal 2004 ad oggi. Quindi la gente non cerca più sul motore di ricerca vacanze a Rimini e hotel a Rimini. Viceversa, la parte sopra è Notte Rosa, che dal 2006 che è nata in poi ha avuto alti e bassi, ma è l'unica cosa che in qualche modo ancora adesso tiene. Ma la slide finale evidenzia che nonostante l'evento in sé non si riesce a frenare questa, guardate, in alto vedete le punte sono riguardo alla Notte Rosa, in blu sono la ricerca degli alberghi e la ricerca delle vacanze. Non abbiamo più, in qualche modo, non attraiamo più le persone. E questo è un dato, cioè inconfutabile, che ci dicono no. E d'altronde l'abbiamo visto, perché di fatto in Riviera, in particolare a Rimini, sta arrivando molta meno gente rispetto. Lì qui i dati sono dal 2004, non stiamo parlando del 2000, del 1990. Insomma, sono passati perché 16 anni. Sono passati 16 anni e non Rimini è quello che è il problema, è che Gnassi da 10 anni a questa parte ha portato Rimini a questo. I dati parlano. La gente non cerca più Rimini all'interno di Google. Non cerca l'hotel a Rimini. Però comunque 7 milioni e mezzo di presenze nel 2019 non sì, sono un sì, però quanti ne avevamo? Abbiamo più che dimezzato. Andiamo a vedere. Io avrei, secondo me, la cadenza temporale dovrebbe essere un decennio. Prendiamo il decennio di Gnassi, andiamo a verificare quando è arrivato e quando è finito. E andiamo a verificare quanto è stato il calo. Dire rispetto all'anno scorso, due anni fa, abbiamo aumentato, abbiamo diminuito l'1, lo 0, non dice nulla. La verità è un'altra, che di fatto a Rimini sta arrivando poi poca gente. Ma perché? Perché non abbiamo più quello che io chiamo l'anima. Perché la gente può andare direttamente in altre situazioni? Perché rispecchia un prodotto. Noi quale prodotto possiamo dare? Parliamo delle infrastrutture? Benissimo. Abbiamo visto, abbiamo l'alta velocità, non so se ha la slide di relazione che le ho fornito, questo è il resto del Carlino. Il resto del Carlino che evidenzia che l'alta velocità passa esclusivamente da Bologna. La Regione avrà una colpa anche su questo. Mi potranno dire che la conferenza Stato-Regione dovrà essere fatta, ma guardate la cartina bene. Da Venezia a Trieste sta per essere costruita l'alta velocità. Perché non farla arrivare fino a Rimini, se non fino a Bari? Perché io dico alta velocità? Perché in mezz'ora si può essere dappertutto. Il che significa? È un articolo del 9 febbraio del resto del Carlino. Dove si evidenza... È stato preparatissimo, cioè ha girato tutto questo materiale. Dove si evidenzia che le problematiche serie, che io da tempo dico, sono le infrastrutture. Allora, come vogliamo fare arrivare i turisti a Rimini? Con l'alta velocità che non abbiamo? No. Con l'aeroporto? Abbiamo fatto adesso, quest'anno... 395.000 persone, abbiamo fatto circa 90.000 presenze, anche un po' di meno rispetto all'anno prima. Io ho ripreso una cosa, un articolo interessante. Diamo la parola anche a... Un articolo interessante del 2014, dove Corbucci, il presidente che era appena instaurato, di Aerimini, l'amministratore delegato, dichiarava 1 milione di passeggeri entro il 2019. E poi, successivamente, ripristinava al 2040 2 milioni. Siamo al 2019... E ci rallegriamo perché da un anno all'altro abbiamo fatto 90.000 presenze in più. Questo è il nostro aeroporto? Questo è l'aeroporto che dovrebbe portare la gente? Tenete presente che nel 2011 erano 1 milione, l'unico momento in cui Rimini ha fatto quasi 1 milione di passeggeri è stato nel 2011 e anche nel 2014, dove c'era il curatore, abbiamo fatto praticamente 80.000 presenze più di quest'anno. Sentiamo cosa dice Giulia Corazza. Sì, allora prima di tutto far vedere delle analisi, come ho detto prima, che partono dal 2004 e arrivano ad oggi, cioè secondo me non può rappresentare in pieno la realtà dei fatti.
cioè parlare dal 2004, sono passati 16 anni, facendo finta che ad oggi 16 anni siano una manciata di anni che contano poco e niente, nel parlare di com'era il turismo negli anni 2000, prima nel 2000, poi perché siamo nel 2004, quindi con la crisi e tutto quanto, arrivando fino ad oggi che siamo nel 2020, cioè prendere questo lasso di tempo come campione per analizzare dei dati, secondo me è una cosa assurda, cioè che non rende assolutamente la realtà dei fatti, non rende neanche assolutamente quello che può essere una strategia turistica che può essere appunto positiva. Cioè, qua tutti non stiamo ammettendo che non ci sono state delle difficoltà e che non ci siano delle difficoltà, ma non è una difficoltà di Rimini, cioè è una difficoltà di paesi come l'Italia, regioni come l'Emilia-Romagna, comuni come Rimini, che sono dovuti rapportare a un mondo che è drasticamente cambiato. Cioè Rimini non è più attrattiva, Rimini non è più attrattiva. Io ho 27 anni, appena fatti, cioè tutti i miei coetanei col cellulare, oggi puoi tranquillamente andare, in realtà come può essere Barcellona, ma come può essere dall'altra parte del mondo. Cioè i competitor oggi non sono più le città dell'Italia, Italia, vicino a noi le altre città costiere, cioè il competitor è il mondo. In un panorama del genere, dire che Rimini non è più attrattiva, andando a mettere i dati delle ricerche degli hotel, è come parlare praticamente di niente. Quello che sta facendo Rimini è sempre più in questi anni, per questo ci rallegriamo delle presenze aumentate, essere consapevoli di un panorama che è completamente cambiato e cercare in un panorama completamente cambiato la propria identità e il proprio spazio. E dire che l'offerta turistica di Rimini, che la città di Rimini non ha anima, questo è totalmente una follia, perché quello che si sta facendo è proprio quello di dare un'identità a Rimini che vada oltre quella che non è, può essere più quella che era una volta, cioè la città del solo del divertimento e la città dove, io mi ricordo benissimo, quando ero anche io più piccolina, cioè si veniva qua, pensione completa, si mangiava, si cenava nella pensione attaccata al mare tutta la settimana, in, praticamente in spiaggia, con cifre ovviamente perché c'era un altro tipo di benessere assolutamente diverso, ma questo era. Cioè parlare oggi di questa realtà non è più, non si può più. E quindi quello che si sta facendo è creare dei presupposti nuovi e una prospettiva nuova. Cioè quest'anno qua stiamo inaugurando i 100 anni di Fellini, quest'anno con una mostra che poi sarà inaugurata in autunno. C'è una città che si sta ricostruendo partendo dalle proprie radici, quindi proprio dall'identità, e dire che questa città non ha un'identità è assolutamente una follia, ma perché basta guardare il lavoro fatto su Fellini, basta guardare che a marzo verrà inaugurato il Museo di Arte Moderna, tutti gli interventi fatti sul Galli, cioè questa è una città che si sta ricostruendo, sta costruendo un modello diverso, un modello che nonostante quello che dica il consigliere Betta è apprezzato da tutto il mondo, perché i risultati e le premialità che ha ricevuto il Comune di Rimini in questi anni dai più grandi giornali del mondo non si erano mai viste. Quindi quando anche i giornali oltre costa, in un'altra realtà che non è sicuramente quella della provincia di Rimini, e quindi parliamo del Post, del Guardian, cioè, si permettono e dicono che questa è una città che è in movimento, è in rinnovamento, che è una città che vale la pena vedere, allora evidentemente c'è un cammino che si sta facendo, ma questo è un cammino che va fortemente affermato e che non ha niente a che fare con quella che era Rimini nel 2004, perché ovviamente se parliamo di quei tempi lì, parliamo di quella città che era lì, non ha assolutamente niente a che fare con quella che è oggi. Se però vogliamo sempre fare un calderone di cose, va benissimo. Sull'aeroporto, l'aeroporto sappiamo benissimo le difficoltà che ha avuto, quindi non è che siamo qua a nasconderci, però se quest'anno sono aumentate drasticamente anche le presenze dall'estero, quindi Russia e soprattutto i paesi dall'est, perché l'aeroporto comunque sta lavorando, sono stati aumentati i voli e anche quest'anno verranno aumentate le tratte e i collegamenti diretti, quindi si sa benissimo che quello è assolutamente fondamentale per l'offerta turistica del nostro territorio, tanto che la regione ci investirà, ci ha già investito, e noi su questi temi siamo abbastanza presenti, come i collegamenti che sono necessari. L'alta velocità è stata un'esigenza che questo territorio ha fortemente chiesto, voluto, ci sono stati appunto questi problemi, ma l'alta velocità Milano-Rimini è una cosa che si è sempre chiesta fortemente e che si realizzerà sicuramente. Non è previsto nulla, quindi per il momento non è previsto nulla, ma non solo, ma perché la regione non ha previsto nulla, perché deve comunque passare tutto da Bologna e non si prevede nulla nella dorsale est, che è ancora invece una situazione estremamente da valutare dal punto di vista turistico. Però il problema che la collega sbaglia è che noi non parlo dal 2004, le statistiche si fanno dal 2004 al 2019. Quindi le statistiche che avete visto hanno rappresentato tutti gli anni e il decremento è costante per tutti gli anni, non è 2004.
A Rimini, non è a Tira adesso. Ma perché? Perché è bastato il Galli? Tutto il mondo. Abbiamo parlato di questo Galli. Abbiamo parlato di questo Galli. Sapete quante persone ha fatto di presenza il Galli? Io da un po' che sto insistendo. Una fatica incredibile, perché la trasparenza nella nostra pubblica amministrazione non esiste. Se non forzandola di minacce. Minacce di andare ai prefetti. I numeri del teatro, certo. I numeri del teatro sono 421.000 praticamente euro incassati, e sono insomma ripartiti tra le varie cose, mettendo anche dentro praticamente quelli che era il teatro degli atti. Stiamo parlando veramente contro una spesa dovrebbe essere di un milione, insomma ci sono circa una differenza di 600.000 euro in teatro. Beh, ma ti sempre detto che la cultura non si... Ma non è questo la cultura, è le presenze. Oltre che i dati sono falsati dovuti al fatto che hanno messo anche il teatro degli atti dentro. E io andremo a fondo per capire quante persone possa portare questo teatro. Secondo voi Fellini cosa porterà? Basterà creare l'anima di Rimini? Il Parco del Mare, fatto in questo modo, senza parlare con gli imprenditori, senza chiedere gli investimenti non dopo agli imprenditori, ma prima della realizzazione, nella progettazione del Parco del Mare, effettivamente porterà quello che dovrebbe essere la Rimini del futuro, o sarà una distesa di sabbia, un arredo urbano e basta? La verità, sapete, hanno mai parlato con gli imprenditori loro? Sanno che non investono perché non gli hanno dato i 99 anni e hanno insistito come somari a dare la concessione solo per 50 anni. E gli imprenditori dicono 100 metri quadrati mi costa 300.000 euro, 150.000 euro al comune, 150.000 euro per la costruzione. E io non riesco ad ammortizzare questa somma, tenendo conto che la maggior parte di questi imprenditori sono i balneari, che hanno l'incertezza sulle loro concessioni. Quindi lei parla di chi aveva presentato le manifestazioni? Certo, anche perché lei io ho provato a chiedere quante ne sono rimaste. Provi a chiederlo. Quante ne sono rimaste? Quante ne faremo a Miramare? Quante ne faremo direttamente a Marina Centro? Lei lo sa, Corazzi? Le concessioni? Quante ne sono rimaste di manifestazioni di interesse? Quanti imprenditori lavoreranno e costruiranno sul Parco del Mare investendo? Lo sa? Io non lo so il numero preciso. No, ma non c'è un numero preciso, perché glielo dico io, perché parlando con Erbeti non lo sa neanche lui. In questo momento voi sapete come ragionate? Ragionate, facciamo il Parco del Mare e poi quando ci vedranno che siamo belli arriveranno gli imprenditori. Perché? Perché alla fonte non avete dato gli input necessari agli imprenditori per investire. E il sindaco se ne esce sul giornale dicendo bisogna che gli imprenditori investano. Benissimo, bisognava farlo prima di progettazione del Parco del Mare. Bisognava fare un pool di banche per poter dare la possibilità di accedere a fondi agevolati. Aspetta, fermo un attimo perché... No, io non volevo interrompere perché sono proprio estasiata dalle esternazioni che fa il consigliere Betta, soprattutto dalle soluzioni che dà, sono sconvolta. Anche perché sul Parco del Mare ha detto che è stato anche un incontro un qualche giorno fa. Di soluzioni incredibile, cioè stavo proprio ascoltando con interesse, perché critiche, il Galli non va bene, quello non va bene, e le concessioni che sappiamo benissimo, tutte le difficoltà che ci sono legate soprattutto all'Europa, tutto quanto, sappiamo benissimo cosa significa questo lungomare, cioè potevamo benissimo non fare niente, perché tanto l'alternativa era quella, e poi volevamo vedere il turismo fin dove arrivava, perché le ricette dall'altra parte sono sempre quelle, queste qua, cioè non va bene niente, non si doveva fare niente, ci sono sempre modi migliori. Io non ho sentito una proposta o una cosa intelligente dal consigliere Betta come alternativa. Allora, se il lungomare non va bene, non lo facciamo. Rimini Nord oggi c'era una sala piena di attività, di persone, perché quel lungomare darà speranza, rinnoverà un intero territorio, ma queste cose qui non contano assolutamente niente. Il Galli ha rimesso in moto un orgoglio di un'intera città, non è tanto le persone che vanno al Galli, ma è proprio rimettere in moto un orgoglio, un'identità forte di un territorio che ha riscoperto dopo tantissimi anni quello che è il fulcro della città, e da lì si è collegata tutta un'offerta turistica dal Ponte di Tiberio appunto al Teatro Galli, a Fellini. Ma come si fa a dire che Fellini non è identità e non fa parlare di Rimini? Fellini, cioè io in questi giorni tutte le trasmissioni, ma da Sanremo banalmente, in tutte le trasmissioni dappertutto si parla di Fellini e di Rimini. Ma se non era per Fellini, ma se non era per questo lavoro che è stato fatto, non si parlava di Rimini. Ma se tutte le testate mondiali parlano di Rimini, come il nuovo rinascimento di Rimini, titoli su Fellini e su Rimini, ma a dove eravamo a quest'ora?
a parlare di cosa? Cioè di come andavano fatte le cose? Quale cose si stanno facendo? Poi le manifestazioni di interesse sono state fatte più e più volte, procedimenti, si sta proseguendo, perché i lavori del lungomare sono realtà, cioè Spadazzi e Tintori entro l'anno si finiranno, il PSBO Piazzale Kennedy si inaugura, cioè qua non stiamo parlando di storielle, stiamo parlando di fatti. Poi sicuramente si può sempre fare meglio, sicuramente bisognava far prima in un modo poi nell'altro, ma qua abbiamo dei fatti concreti contro il nulla, perché qua c'è il nulla, ci sono lamentele, critiche, continuamente rinnegare quello che è stato fatto. Io non ho ancora capito qual è l'alternativa, perché se Rimini dal 2004 ad oggi, dicendo che è una fascia e quindi è sempre un calare, grazie, siamo tutti bravi in questo modo. La interrompo perché ha chiesto, sì, le alternative, allora sentiamo, sono molto curiosa l'alternativa. Ma, allora, del mare di Erbetta, sapete qual è la problematica di questa amministrazione? È fare per fare vedere di fare, tipo non fare bene, mamma mia, guarda, ma è fare per fare vedere di fare, certo, come allora no. Bisognava fare il parco del mare, benissimo, sono arrivati i soldi, perché bisogna parlare chiaramente, se non si partiva entro dicembre i soldi delle statali li perdevamo. Allora bisognava partire, ma non abbiamo le manifestazioni di interesse, non abbiamo i privati che... Quando costruiranno sul lungomare Spadazzi, che dovrebbe essere aperto e pronto a fine estate o quant'altro? Bisognerà che costruiscano i privati insieme al pubblico. Ma quando avverrà questo? No, questa ritorna all'idea che hanno il comune. Noi iniziamo, poi vediamo. Ma non si faceva così. Allora diciamo un discorso, facciamo un discorso. Facciamo un discorso. Parla di Viserba, ma ha parlato con i negozianti di casa sua? Io ci ho parlato, so, ci sono tanti. Lei no, non c'era così, no, ma io mi fermo, ci sono tutti i giorni. L'aspettavamo. Vai a parlare con la farmacia, vai a parlare con tutte le attività che si troveranno chiuse in lungomare e che in questo momento stanno ragionando di vendere, perché? Perché casualmente. Meglio così, allora, teniamo un lungomare così, anni 60 quanto, con le macchine inquinato, dove nessuno va e dove oltretutto Viserba e tutta l'area nord è una difficoltà turistica enorme. Corazzi, tutto io così. Le richiedo solo la gentilezza. Oggi L'ho lasciata parlare. Sì, mi fa la gentilezza. Grazie. No, perché le soluzioni vanno trovate e vanno trovate insieme a chi deve investire. È questo, certo, l'errore. Il sindaco fino adesso ha pensato un progetto suo che è calato dall'alto e lo vuole impostare a una città sperando che Fellini, benissimo, ma Rimini non può ridursi a Fellini. Come no? No, perché Rimini, perché Fellini, il fenomeno Fellini comunque sia, nell'immediatezza può avere una risultanza mediatica, ma scema, e non sarà quello la parte trainante della città. Infatti non è solo Fellini, non è quello. Tante altre cose, ma no, vede Corazzi, io sono stato, ho detto stampa per tanto tempo, le faccio fare tutti gli articoli che vuole, guardi, a pagamento si ottiene tutto nel mondo. Quindi sia tranquillo, un buon addetto adesso stampa, un buon addetto stampa che post, sappia fare il suo mestiere, che sappia fare, io gliele, certo, faccio fare dappertutto. Rientriamo sul tema. Anche perché se parlavamo, signori, di Parco del Mare, leggendo proprio le dichiarazioni del sindaco di qualche giorno fa, lui dice anche che è importante che in parallelo a questo ci sia anche il rinnovamento della spiaggia, e dice che si lavorerà a breve anche sul piano spiaggia. È lì. Abbiamo parecchio da dire. L'ha letto, l'ha saputo come lo vogliono fare. Assembramenti, perché? Perché c'è una lobby, tocca dirlo, una lobby di Bagnini che deve essere in qualche modo aiutata. Non il bagnino singolo, non il bar singolo della spiaggia che vorrebbe investire e ampliarsi. No, lui viene svantaggiato, perché se rimani da solo non puoi ampliarti, anzi è una penalizzazione. Ma se si mettono insieme più bagnini, a questo punto io ti do la possibilità di anche di ampliarti, a riammodernare il tuo bar in spiaggia. E questo sarebbe il piano spiaggia che dovrebbe andare avanti? Allora, vogliamo dare una possibilità a tutti effettivamente di investire o no? Ci sono un sacco di progetti fermi in comune, tantissimi, che vengono bloccati perché? Perché non ci sono gli assemblamenti tra i gruppi dei bagnini. Lei lo sa quante potrebbero fare queste situazioni di assemblamento a 4, 5, 6 bagnini, pochi, si contano meno di una mano. Però si chiede comunque l'investimento agli altri, come? Sacrificando magari una parte di quello che è adesso in essere. Questo piano dello dispiaggio va lavorato, ma è importantissimo che venga fatto, perché è giusto. Come si fa a riammodernare un pezzo e l'altro no? Ma se si chiedono dei soldi ai privati, bisogna sentire le loro esigenze, bisogna parlare con gli imprenditori, bisogna parlare con tutte le associazioni di categoria, ma seriamente, non dicendo è così si fa, perché se no i risultati sono questi, che il sindaco va a piangere sui giornali che gli imprenditori non investono.
È questo quello che sta succedendo. Corazzi? Allora sì, sul piano spiaggia ci stiamo lavorando, è ovviamente un piano molto articolato che prevede tante cose. Io sul discorso che ha fatto il consigliere Rebeta non sono quasi per nulla d'accordo, nel senso che c'è una logica nel dire mettiamoci insieme per fare un ragionamento anche insieme che sia a lunga prospettiva e che sia anche inglobato in un contesto più ampio. Cioè, se ognuno continua in questo territorio a fare il proprio pezzettino, a guardare soltanto al proprio pezzettino, non andiamo da nessuna parte. E gli esempi virtuosi ci sono, cioè Torre Pedrera ha un'altra situazione, ovviamente la parte spiagge in grandi case privati, ma lì c'è un esempio di spiagge intere che si sono messi insieme, hanno rinnovato completamente, cioè, e hanno fatto dei progetti bellissimi, un lungomare davvero moderno che ha dato molte soddisfazioni. Qua non si può sempre andare a semplificare tutto e a pensare sempre che quando ognuno fa da sé si fa meglio. Si sta provando a fare un ragionamento anche sul lungomare, come è stato fatto, che non è vero, che non è stato condiviso, perché se io c'è una cosa che assolutamente non accetto, ma che proprio non accetto, è dire che qua si fa tanto per fare, perché questa è un'assurdità, è anche molto irrispettoso per tutte le persone che in questi anni hanno lavorato facendo riunioni su riunioni, il piano strategico a Rimini Nord come a Rimini Sud ha fatto tantissimo incontri, sono state raccolte tantissime proposte dei cittadini e l'impegno che si sta portando avanti, come oggi è stata testimonianza a Viserbo, una volta al mese di andare sui territori a raccogliere problemi, cose da soluzioni da migliorare, come gestire o no i cantieri. Cioè, questo non è un'amministrazione che ha paura di parlare con le persone. Questa è un'amministrazione che è presente sul territorio e che però ovviamente a volte per fare le cose, cioè, bisogna avere delle idee precise, bisogna avere dei progetti precisi. Noi qua possiamo aspettare, come dice il consigliere Orbetto, di avere tutti gli ok da tutti, sapendo che è impossibile accontentare tutti, è impossibile, perché quando lui mi viene a parlare di persone non contente a Viserba, ce ne sono altrettante contentissime che oggi alle 2:30 hanno riempito la sala. È così, è normale, però la soluzione io ancora non l'ho capita, perché le uniche cose che si sono dette è che non va bene niente. Io non ho ancora capito l'alternativa qual è. Se Lungomare non va bene, Fellini non va bene perché non è abbastanza attrattivo, il Galli non va bene perché abbiamo detto che non va bene, io l'alternativa ancora non l'ho capita. Beh. Come non ho capito l'alternativa, cioè, sul piano spiaggia, su tutto il tema del lungomare, quale può essere? Cioè, se il comune investe per fare un lungomare, appunto, tutto con lo stesso stile, con la stessa identità, come si fa nelle grandi città del mondo? Cioè, Barcellona, abbiamo preso degli studi internazionali. Cioè, quando dobbiamo fare un percorso di questo tipo e poi dire Bagnini, ognuno voi fatevi il vostro pezzettino, non relazioniamoci neanche per creare non un progetto questo. Unico. No, è anche questo. No, perché si continua a vedere tutto con una visione molto limitata. No. Poi le difficoltà ci sono, bisogna sicuramente parlare di più con tutti, bisogna, e io questo l'ho sempre detto, lo ribadirò, avere un rapporto aperto con tutti, soprattutto con le categorie, cosa che si sta facendo. Però da qua a non dare mezza soluzione alternativa, a dire che niente va bene, a dire che il lungomare di Rimini Nord si fa tanto per fare, quando il governo, che sono sicura che il consigliere Rebeta sosteneva in tutti i modi, ha bloccato quei fondi, costringendoci per mesi a inseguire quei fondi finché non sono stati ripristinati. Cioè, dire che qua si fanno le cose tanto per fare è una follia, perché bastava allora, in quel momento, dire a posto, i fondi non ci sono più, noi ne usciamo anche bene perché è colpa degli altri, a posto così. E invece sentiamo no. Di nuovo il consigliere Rebeta. Invece no, perché bisognava fare, è diverso, no. È fondamentale. Il discorso è un altro, il discorso, ritorno a dire, è il progetto. Fossi io il sindaco, la prima cosa che avrei fatto era coinvolgere le persone a cui vado a chiedere i soldi. Dico, signori, io ho un progetto, voglio lavorare con voi, che cosa avete bisogno per investire in questo progetto? E in quel momento in cui mettevo a tavola queste persone, mettevo a tavola le banche con me, perché a fianco agli imprenditori ci devono essere i finanziatori. Ma eri maggioranza? Allora, queste cose... In maggioranza conti tu poco come contavo io poco all'epoca. Appunto, e tu non sapevi neanche quello che decideva. Queste decisioni sono state prese esclusivamente da Gnassi. Tu ricorda una cosa. Ricorda bene. Io ero lì dentro, io conosco bene le dinamiche. Conosco bene che voi siete stati abituati a dire solo sì. Certo. E solo sì dovete dire. Solo sì, diciamo. Per quello molti di voi non hanno neanche la voce, non si sa neanche se ce l'hanno. Basta alzare la mano. Quindi, detto questo, mi stavi chiedendo diverse. Che cosa avrei fatto io? Io te lo sto proponendo. Grazie. Se poi lo vuoi andiamo sentire. Avanti. Che è diverso. Andiamo avanti. Anche perché non ci resta tantissimo tempo, quindi andiamo alle soluzioni concrete. Alle soluzioni. Novarese? Rimini è tanto grande e non è difficile ritrovare e attrarre
più turisti contemporaneamente, più tipologie, più fasce di turisti insieme, perché è fondamentale che la Novarese possa essere utilizzata magari anche con un discorso di turismo sanitario, magari di eccellenza, come potrebbe essere trasportare una specie di IRST di Meldola con un centro riabilitativo lì, attaccato all'aeroporto, dove c'è gente che investirebbe per operazioni di alto livello 100-200 mila euro, perché esiste questo mercato. Milano e Torino lo sta sfruttando e noi siamo fermi a che cosa? A fare la festa dello Jägermeister all'interno della Novarese? Sapete che cosa potrebbe portare questa situazione? È una rigenerazione totale degli alberghi e delle strutture di Miramare. Non parlano tanto, le strutture di 20 camere sono adesso in questo momento di mercato? Non hanno provato né RUE la modifica, la possibilità di trasformarle, di rigenerarle, ma come? Magari in appartamenti fatti per le famiglie. E loro parlano poi di una città del futuro, quale? Quella del lungomare? E le periferie dove le mettiamo? In tutto sto discorso ogni volta non ho mai sentito parlare delle periferie. Mai. Rimini non esiste, e per il sindaco finisce a San Giuliano, anzi arriviamo probabilmente a Piazza Tre Martiri, Rimini. Né Gaiofana, né Santa Giustina, nelle altre parti non esiste nulla, eppure anche lì ci potrebbe essere un turismo. Ieri ho parlato con una persona, un bravissimo, un artista, che sta facendo, vorrebbe realizzare un qualcosa in relazione a Ca' del Drago. Noi abbiamo una via dove inizialmente c'è la storia che dice che probabilmente c'era un drago, un rettile, non si capisce, che poi fu ammazzato grazie a un discorso religioso, eccetera. Questa situazione è una situazione che potrebbe dare la possibilità anche in una piccola zona, come può dire, che potrebbe essere la Gaiofana, di avere un certo discorso turistico con una sagra, come potrebbe essere quella che fanno a Mondaino e quant'altro. Sapete che cosa ha ottenuto questa persona? Soltanto porte chiuse in faccia. Ma questo è un piccolo esempio, ma ce ne sono tanti da poter fare, perché io non ragionerei. Oggi il PD di Riccione è andato a criticare i soldi che Riccione ha investito sul migliore direttore artistico che ha portato tutto quello che si poteva a Riccione, a Linus, alla Radio DJ. Io in discoteca, ho 18 anni di discoteca ho fatto, gestore e passato, io so quando il valore va, quando c'è una programmazione. Domandi a lei chi è il direttore artistico del teatro Galli. C'è qualcuno che programma e per farlo rinascere? Questo però è scorretto, perché dovrebbe sapere meglio di me il consigliere Arbetta qual è il percorso del teatro Galli. Dovrebbe molto saperlo come funziona. Vede la differenza che è stata fatta tra Modena e Parma, no. È che è stato preso un professionista con una fondazione alle spalle per poter in qualche modo fare i migliori rappresentanti teatrali. Il teatro ha un percorso che deve fare, è stato inaugurato da un anno, si deve fare un certo si deve fare chi le organizza le feste. Culturale che il va sindaco. Tenuto internamente. Ma che feste, dai, va là. Andiamo a fare come ci alzano la mattina? Allora, se non abbiamo altri argomenti su questo specifico anche le soluzioni tema, non le ho sentite. Perché io volevo parlare di un altro tema che è stato toccato sempre dal sindaco, che è la questione del mare, perché veniamo da un 2019 che è stato complicato, forse più dal punto di vista mediatico che dal punto di vista appunto della qualità delle acque, però è un tema che va in qualche modo affrontato. Corazzi? Sì, questo rientra sempre nel famoso tema delle periferie che non vengono assolutamente toccate. Peccato che proprio su questo tema le periferie, in particolare tutta l'area nord, ha beneficiato tantissimo, perché se poi vogliamo sempre, come dicevo prima, di far tutta l'erba di un fascio va benissimo, però dire delle cose talmente imprecise, come ha detto il consigliere Erbetta, è una cosa assurda per una persona che ha il suo ruolo e che dovrebbe almeno avere un pochino di rispetto per la città, che anche la sua non è solo la mia. Quindi quando si parla di mare e dire che sull'area periferica di Rimini Nord, da San Giuliano a Torre Pedrera, non è stato investito, è una cosa assurda. Cioè, tutti gli sforatoi a mare, tranne due, che si stanno ultimando nell'area nord, sono chiusi. Quindi la qualità delle acque dell'area nord, che è un investimento enorme, perché è sulla qualità delle acque che si fa anche turismo, cioè su un mare bello, su un mare pulito, con oltretutto una soluzione adottata, quella del PSBO, che è la prima in Italia e che ci sta dando dei risultati davvero enormi, ed è stato fatto un investimento enorme, tutta la separazione delle reti fognarie, gli scarichi chiusi, un investimento totale tra i fondi del lungomare più tutta la riqualificazione delle reti, appunto il PSBO, la chiusura degli scarichi a mare, che sull'area nord si vanno a toccare quasi 50 milioni di euro. Ma se questi non sono investimenti sulle periferie, cosa sono? Se poi vogliamo dire, come ha detto prima il consigliere, che va tutto male, e io non ho sentito ancora mezza soluzione alternativa, perché non ne ho sentita mezza, perché se poi vogliamo parlare allora di come e di cosa investire nelle aree periferiche, se non di quello che si sta facendo nell'area nord, io non lo so. Area sud verrà fatto il Parco del Mare, anche lì,
si è intervenuto sulle vie interne nell'area nord, oltretutto anche Santa Giustina ci sarà tutto il discorso della bretella, più tutto il discorso della statale, di ravvicinare la parte a nord della statale con la parte interna, quindi tutti i sottopassi, le rotonde, c'è interventi che si aspettano da anni, ma se questo non è avere una visione di città ad ampio grado, cioè io mi chiedo che cosa lo sia, perché poi se vogliamo andare avanti con gli slogan, le periferie e tutto quanto, poi è sempre semplice, ma i fatti sono altri, i fatti sono che nell'area nord, la periferia, il mare quest'anno ha raggiunto dei livelli davvero di eccellenza, perché è stato fatto un investimento, è stato fatto un percorso, quindi io mi astengo da tutto quello che ha detto il consigliere. Qualità delle acque. Beh, il discorso era necessaria sicuramente, è stata molto costosa ed è pesata totalmente sui cittadini riminesi, ricordiamolo questo, che lo paghiamo noi sulla bolletta, 100 e passa milioni per il PSBO, lo stiamo pagando noi. La variante che è stata fatta a Piazzale Kennedy, che non si sa perché dopo tempo si sono accorti che non bastava, come andava fatta una volta realizzata la variante, la paghiamo noi. Ma è giusto, però è giusto per le acque, per i turisti, eccetera. Ma quando parlavo di periferie, non parlavo soltanto di Torre Pedrera o Rimini Nord. Tra parentesi, io invito la Corazzi, prima che arriverà la sommossa popolare a Viterbo, andare a sentire un attimino i negozianti, perché è voglia dire chiudo il lungomare. Chiudere il lungomare di Viterbo vuol dire massacrare quelle poche attività. Che Mario, ma chi l'ha detta questa cosa? Il lungomare di Viterbo. Addirittura siamo alla fantapolitica. Allora, la filosofia. La filosofia vostra è quella di rendere difficile la vita ai negozianti. Difficilissima. Di Viterbo e contestualmente anche i turisti che dovranno arrivare a Viterbo direttamente, che poi bisogna capire dove li metteranno le macchine. Perché qua parliamo tanto. Il problema dei parcheggi è un discorso serio. Ricordiamoci che nell'ultimo consiglio comunale, anzi nel penultimo, l'approvazione del bilancio ha portato meno 23 milioni di euro, di cui erano 8 milioni dedicati al parcheggio sotterraneo di Piazzale Fellini. Quando io dico parlo di fare per modo di fare, io da geometra mi hanno sempre insegnato a partire dalle fondamenta e arrivare poi su al tetto. Qui invece no, facciamo il contrario, cioè invece di fare prima i parcheggi e poi andare oltre e fare il parco del mare, prima facciamo il parco del mare, sacrifichiamo 400 parcheggi che non recupereremo con l'operazione che vogliono fare adesso a Piazzale Fellini di chiuderlo e creare degli stalli, per un motivo, perché sono sicuramente, dovrebbero essere 250 contro i 400, ma c'è l'altra problematica delle feste, quando farei Almeni, quando farei Cartoon Network, quando farai bloccherai le cose della Notte Rosa, dove vanno? Ma vi rendete conto che dal 12 al 14 al 16 tutti i riminesi vanno in motorino? Quei motorini dove parcheggeranno? Non possono neanche andare, non potranno neanche più andare negli stalli previsti dei baglini. Molte risposte velocissime perché ci restano 2 minuti. Corazzi vuole rispondere? Io ripeto, le imprecisioni del consigliere Rometta sono meravigliose. Cioè adesso io ho appena appreso che il lungomare di Rimini Nord sarà completamente pedonalizzato. Non lo sapevo neanche io, sono davvero sorpresa di questa affermazione. Non è così, quindi lo dico a tutti, non è assolutamente così e non è assolutamente possibile dire determinate cose quando oggi i turisti e le famiglie camminano sul lungomare con l'ansia ogni 3 secondi di essere investiti dall'autobus o dalle macchine che passano. Cioè se io di fronte a una prospettiva del genere dire che è meglio avere un'offerta turistica che prevede una strada fortemente urbanizzata che è il lungomare di Viterbo, Rivabella, Torre Pedrera, Viterbella, con la gente che deve fare gli slalom tra le macchine e dire facciamo un progetto di riqualificazione che prevede la pedonalizzazione estiva, come anche adesso non viene assolutamente rispettata, ma si fa fatto per bene, ripeto, nessuno ha parlato di pedonalizzazione totale, tanto che, vabbè, è inutile spiegare il progetto qua al consigliere Rebeta, che dovrebbe saperlo. Queste cose sono profondamente ingiuste da dire perché sono sbagliate e fanno passare dei messaggi sbagliati e questo non è assolutamente il tema. Fellini. Piazzale Fellini è stato posticipato l'intervento per una serie di questioni che sono state spiegate molto bene in consiglio comunale, verrà fatta questi parcheggi alternativi e poi si vedrà come andare a risolvere la questione del parcheggio sotterraneo, ma non è assolutamente vero che non verrà fatto. Però ripeto, se vogliamo andare avanti a imprecisioni, a slogan, è sicuramente la via più facile, la realtà è un'altra che questa città è partita dal sotto, come piace tanto dire al sindaco, è partita dalle fogne, è partita da fare degli interventi necessari
necessari per riqualificare il nostro mare per arrivare alle infrastrutture sopra. Il lungomare, i parcheggi a Viserba nella zona nord. Se lavorate anche sui parcheggi, forse il consigliere Erbetta non lo sa, gli farò fare un giro magari. E oggi eravamo lì per parlare di questo. Organizziamo un tour. L'ultima battuta, Erbetta, 10 secondi. Sì, se state faremo un giro a Marina Centro per vedere effettivamente come sarà la questione parcheggi. I 23 milioni sono stati slittati al 2021, quando il sindaco non ci sarà più. Il sindaco con questa operazione ha detto tranquillamente: signori, dei parcheggi vedetevela voi, intanto io faccio per fare il Parco del Mare, poi dopo i parcheggi vedete voi. Fare il Parco del Mare è una cosa da nulla. Mi dispiace interrompervi perché vi ho visto molto, soprattutto coesi e in linea. 18:50, noi ci fermiamo qui con Fuori dall'Aula. Io ringrazio il consigliere Mario Erbet, grazie a voi, consigliera Giulia Corazzi. Grazie. Con Fuori dall'Aula ci ritroviamo la prossima settimana.